Pian Castagnaio, 14 settembre, terza edizione di GP Formarco, Gran Premio Formarco, che ha avuto tante trasformazioni, tante novità da quest'anno. Andrea Lombardi tra gli organizzatori della manifestazione. Allora Andrea, una giornata meravigliosa, una giornata dedicata all'impegno sociale e solidale verso il prossimo, in ricordo di Marco Furzi. Sì, esatto, abbiamo, da questa terza edizione, come dicevi te, abbiamo cercato di coinvolgere sempre di più tutta la popolazione, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista sociale. Quindi proprio quest'anno, oltre, diciamo, al classico acronimo GP4M, che richiama appunto Gran Premio per Marco, abbiamo aggiunto Cuori in Movimento, proprio perché tutta la serie di attività sportive, solidali, agonistiche o semplicemente ludico-motorie servono a coinvolgere la popolazione che appunto mette il proprio cuore in movimento per una buona causa. Ecco, cuore in movimento attraverso lo sport e attraverso anche delle dimostrazioni. Stamani mattina è partita questa passeggiata ecosolidale, un bellissimo percorso all'interno dei boschi a Miatini. Sì, praticamente dalle ore 9 sono partiti circa un centinaio di camminatori divisi su due percorsi, uno da 10 km un pochino più semplice e uno da 18 km quindi un pochino più impegnativo. Non poteva mancare la bicicletta, ovviamente, che di solito abbiamo trasformato, visto che siamo in questa bellissima struttura, in questo parco tematico equestre, abbiamo trasformato la cronoscalata che ci ha accompagnato nelle prime due edizioni in un cross country di mountain bike e ha seguito un eco run di podismo. Allora, tutto ha un fine. Il ricordo di Marco, senz'altro, legato al mondo sportivo, l'abbiamo detto tante volte, in tutti gli sport che si stanno svolgendo quest'oggi, e come preparatore, ma soprattutto c'è un impegno a livello di donazioni libere da parte di chi partecipa e da parte di chi vuol farle. Tre i soggetti principali. Sì, allora, praticamente quest'anno doneremo, grazie ovviamente al contributo di tutti, un monitor multiparametrico al centro raccolta sangue, questo in collaborazione con i Fratres di Pian Castagnaio, e poi praticamente partirà un progetto di educazione formativa, quindi per quanto riguarda genitori e insegnanti delle scuole di Pian Castagnaio, questo in collaborazione con il reparto di pediatria e di neonatologia di Nottola, al quale abbiamo donato due manichini proprio per fare formazione. Su questo, Marco, ti dico che i corsi saranno aperti a tutti, quindi non solo alle tante associazioni sportive che stanno partecipando, ma proprio a tutta la popolazione. Verranno poi individuate un calendario di date e esteso, diciamo, poi a tutta la popolazione. Tra i beneficiari anche l'Atletico Pian Castagnaio, squadra a cui Marco prestava la sua grande professionalità. Sì, proprio quest'anno abbiamo deciso, diciamo, di devolvere due kit, diciamo, di primo soccorso, che, diciamo, il ricordo proprio dell'attività di massaggiatore che Marco svolgeva all'interno dell'associazione. Ecco, per chiudere, tanti gli sponsor, tante aziende e anche cittadini che sostengono la manifestazione. Sì, devo dire, proprio quest'anno, con questa occasione Cuori in Movimento, le aziende ci stanno veramente supportando, gli enti ci stanno supportando e ci supportano tutte le associazioni sportive che oggi si sono messe a disposizione gratuitamente per far provare di nuovo gratuitamente gli sport.